Fun TV. Fun TV. È stato il secondo miglior esordio al botteghino USA nella seconda settimana di ottobre 2011. Non mancherà il successo anche nelle edizioni in DVD e Blu-ray del 2012. Parliamo di Real Steel, una delle ultime interpretazioni di Hugh Jackman. Quali sono gli ingredienti di successo di questo film? Real Steel riesce a coinvolgere gli spettatori e soprattutto tutti quelle miriadi di appassionati ai videogame sparsi in tutto il globo. L'impostazione videoludica tra joypad, comandi vocali, programmazione di combo e non, unita a una trama che sembra procedere di livello in livello fino al boss finale, fa avvertire allo spettatore un'atmosfera familiare molto vicina all'esperienza da console. Così come si percepisce fortemente l'intento di proporre una storia che potesse interessare anche quanti alla fantascienza preferiscono le storie familiari, i ricongiungimenti e le lacrime. Ma soprattutto, il carisma dell'attore principale si fa sentire. Hugh Jackman è eletto uomo più sexy dell'anno dalla rivista People nel 2008, grande matatore nella notte degli Oscar 2009, l'australiano è ormai una delle stelle più richieste di Hollywood. Nato a Sydney il 12 ottobre del 68, vive con il padre e i fratelli dopo la separazione dei genitori. Nella città australiana frequenta un corso di giornalismo, oltre che dilettarsi nel canto, sfruttando il timbro baritonale della propria voce. E grazie a questa dote canora che fa il suo debutto sul palcoscenico recitando nel musical La Bella e la Bestia del 95. E proprio grazie a questo musical girerà il mondo, dall'Australia a Londra fino agli Stati Uniti. Al cinema il successo lo deve a Bryan Singer, che lo sceglie per la parte di Wolverine in X-Men, il film sui mutanti tratti dai fumetti della Marvel. Allora, semi sconosciuto, Jackman con il suo personaggio si afferma anche nei sequel della serie, fino a recitare nel 2009, nello spin-off delle avventure dei supereroi X-Men, le origini, Wolverine. Sposato con l'attrice Deborah Lee Furness, conosciuta su set, la coppia ha due figli adottivi. Tra i film che lo hanno reso famoso, distaccandolo dalla parte del supereroe, c'è Australia, il Colossal con Nicole Kidman e Scoop di Woody Allen con Scarlett Johansson. Ma in molti lo ricordano anche per il film The Prestige di Christopher Nolan, in cui si contende la donna e lo scettro di magro più incredibile della Londra di fine 800 con il rivale Christian Bale.